come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Autorità, gentilissimi signore e signori, grazie di essere intervenuti all'inaugurazione di questa mostra fotografica. È stata inaugurata questa mattina, sabato 17 febbraio, presso il Centro Martinetti a Castellamonte, la mostra fotografica intitolata Eugenio Bozzello, da staffetta partigiana a questore del Senato, organizzata dal Club Turati del Canavese e il primo di tre eventi in omaggio all'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini e al senatore Eugenio Bozzello, cavaliere di Gran Croce ed ex senatore della Repubblica Italiana. Cari amici, mio compito non è di fare interventi illustrativi, le fa praticamente una parte della mostra che dopo inauguriamo, con delle visibilità di atti fatti in questi 70 anni di democrazia, dopo le tragedie delle guerre e la fine della dittatura fascista in Italia e quella hitleriana che era il pericolo del mondo intero. Se abbiamo dei meriti, noi giovani di ieri, che abbiamo incominciato nel 1945 a porre le basi per una democrazia che durasse nel tempo in modo particolare contro il pericolo delle guerre e contro le dittature, qualsiasi dittatura, noi l'abbiamo sempre combattuta. E siamo più che convinti che bisogna essere, anche nei momenti in cui c'è molta tensione, c'è molta sfiducia, ma la nostra generazione ne abbiamo superate di quelle molto più gravi. Ma perché c'era il rapporto umano tra la gente che oggi non c'è più, c'erano dei problemi politici da affrontare e si affrontavano per quelli che erano, a fare gli amministratori dei comuni non si trovava nessuno perché le mettevamo in condizioni di non avere nemmeno il permesso da dove lavoravano per partecipare ai consigli comunali. Non trovavamo gente disponibile a sacrificare la famiglia per fare l'amministratore pubblico. Adesso, ragazzi, c'è la corsa solo per conquistare un posto, ma non per servire la nazione, per difendere la democrazia, per risolvere i problemi della città, dei comuni. E su queste cose che noi dobbiamo impegnarci, e ti devo dire con molta onestà, con molta franchezza, e mi fa piacere che ci sia anche l'avvocato Avetta, che rappresenta la città di Torino, di cui con lo scioglimento delle province rappresenta il territorio canavesano nell'interno della amministrazione comunale della città di Torino. Io vorrei partire di lì per fare proprio in due minuti, ringraziare intanto il segretario Morgando perché ha coordinato i molti giovani che hanno lavorato per la realizzazione di questi importanti eventi e che sono diventate parte integrante del Club Turati. Devo anche dire con soddisfazione che molti di questi giovani hanno chiesto di inserirsi nell'interno del Club Turati per continuare di andare avanti su questa linea, e nei confronti dei giovani questo è molto importante. Infatti è stato voluto, ha già ricordato Morgando, voluto trasmettere quello che è rimasto possibile a trasmettere ai giovani d'oggi, perché questa democrazia che abbiamo strappato non è arrivata per caso. È uno che parla, che rispetto ai giovani, io quelle cose che dico oggi
le ho dette assieme al papà di Roletto tanti anni fa, 1945, eravamo già in prima fila e la vita ha dato ragione a noi di continuare, di non demoralizzarsi, di affrontare i problemi per quelli che sono, e bisogna andare avanti. E il dottorato ha il grosso merito, e io quando mi è stato chiesto dall'onorevole Mussa Ivaldi, che era il presidente del dottorato di Torino, di fare un dottorato in canavese, si è meravigliato, perché io dopo 15 giorni avevo fatto l'associazione del dottorato canavese, e da allora abbiamo cominciato a affrontare i problemi. Io potrei citarne diverse, anche dei grossi personaggi che hanno aderito in quegli anni, ne cito due per stare nel tema che ha tracciato l'amico Morgando. Io ho avuto come vicepresidente due personaggi, uno Italo Tibaldi, che diventò presidente del Clerturati, e il secondo Gino Viano, comandante Bellandi. Due persone che, uno internato politico a 16 anni, internato politico a 16 anni, campi di sterminio. E vorrei, ve la faccio una confessione, quando io incontravo Italo negli anni 46-47, e devo dire che ci frequentavamo con la sua compagna, col professor Lamberto, con sua moglie, con mia moglie, era un trio che all'interno del mio partito, del nostro partito, condividevamo già da allora l'unità delle forze di sinistra, riformiste, eccetera, eccetera, e si proiettava a ricordare questi fatti che sono capitati. Le prime volte io ero molto sorpreso, perché non riusciva Italo mai a concludere un intervento perché si metteva a piangere. E poi ci raccontava le cose che ha subito quando era nel campo di sterminio. E allora capivo e piangevo con lui. Era questo il segno di amicizia, di eccetera. E poi naturalmente sono arrivati i momenti, e noi siamo anche orgogliosi di aver avuto gente come Tibaldi, gente come il professor Viano, che tra l'altro era il comandante delle brigate GL del Canavese, e con le brigate Matteotti di Piero Piero, con i garibaldini della Valle di Lanzo, della Val di Susa, sono stati i primi a arrivare a Torino e liberare la città di Torino. Quindi sono ricordi, non a caso io ho voluto citarli nel Clerturati, e sono sempre stati nel Clerturati portato avanti queste iniziative che noi stavamo predisponendo. Prego. Ok.